Ben ritrovati a Universal Talk e finalmente riprendiamo le nostre bellissime puntate, le nostre bellissime chiacchierate con la dottoressa Enrica Ferrari. Buonasera, dottoressa, ciao. Buonasera, ciao a tutti, ben ritrovati. Ecco, per chi non ha, diciamo, si è iscritto da poco alla nostra pagina, che non ci conosce, la dottoressa Ferrari è una psicologa e con lei abbiamo fatto una serie di incontri sempre sulla psicologia, poi abbiamo anche parlato del bullismo, insomma, abbiamo toccato diverse parti, insomma, che fanno parte del suo studio, del suo percorso. Però adesso noi riprenderemo, magari saranno a cadenza ogni 15 giorni con la dottoressa Ferrari, perché vogliamo intraprendere con la dottoressa, parlare anche, ad esempio, in questa puntata affrontiamo la psicoterapia basata oddio, mi sfugge il nome. L'ipnosi. Sull'ipnosi, ecco, sull'ipnosi, Enrica, è vero, è vero. Allora io ti lascio la parola così tu ci illustri proprio che cos'è l'ipnosi e a che cosa serve. Allora, bentornati. Questo era un po' il nostro salotto dei cervelli, dove in genere colleghiamo argomenti psicologici a delle tematiche non soltanto di attualità, ma anche un po' legate a giornate nazionali rispetto alle cose che ci stanno più a cuore o rispetto alle cose che sono più nelle nostre corde. A volte abbiamo fatto partecipare anche più persone e pensiamo sia anche un'occasione per i ragazzi stessi che ci incontriamo, per le persone che conosciamo, che sarebbe bello veicolare un messaggio. E quindi in queste prossime puntate pensavamo di introdurre un po' di persone che potessero con noi creare una situazione di tavola rotonda, anche molto breve, dove l'argomento potrà essere sviscerato un po' ad ampio raggio, ma anche a più voci, no? Perché a noi piace condividere le cose, è proprio come dire, un must della radio, no? Condividere un po' le nostre cose. Ultimamente per me è stato un periodo abbastanza faticoso perché sto finendo la scuola di psicoterapia e nel frattempo mi sono impegnata in un corso abbastanza serio di ipnosi. Proprio perché avevo pensato che l'ipnosi potesse essere un modo di approccio tecnico, psicologico, che completava un po' il panorama delle tecniche psicologiche. Cos'è l'ipnosi? L'ipnosi sembra un po' la Cenerentola della psicologia, un po' la pecora nera, perché è un po' ci si fa mente, quando si parla di ipnosi, dell'ipnosi da spettacolo, quell'ipnosi un po' di Giuca Scasella. Quell'ipnosi che è un po' da quell'ipnosi rapida dove guardami, guardami, guardami e il paziente pop, cade in ipnosi, cade in trance. In realtà non è proprio così che succede, no? C'è prima tutta una visualizzazione guidata che è praticamente poco per volta condotta sul paziente. Cosa succede? Il paziente viene posto in una situazione di comodità. Può essere una poltrona, può essere un lettino, può essere una cosa abbastanza comoda e poi cerca di essere rilassato. Sarebbe bello poter proporre anche poi agli ascoltatori una possibile visualizzazione guidata. Magari lo facciamo poi per qualche occasione di qualche giornata importante, no? Bene, assolutamente. Possiamo Possiamo parlare anche in diretta, parlare. così con la Sì. diretta ci possono direttamente scrivere e Certo, così possono sapere. darci dei feedback, no? Sì. Certo, certo. Cosa si fa nell'ipnosi? L'ipnosi praticamente ci permette di convogliare tutte le nostre energie positive e negative in un momento di rilassatezza. Sembra come se si racchiudessero in un nucleo. Poco per volta, man mano una persona scende nella trance, sempre più rilassato, sempre più rilassato, sempre con maggiore allentamento delle tue tensioni, si favorisce uno stato di trance. In questo stato di trance possono intervenire vari fattori. Quando si parla di ipnosi, si parla talvolta anche di smettere di fumare. Quando smetto di fumare? Quando ho il comando ipnotico. Cos'è un comando ipnotico? Quando magari durante la trance io dico a un paziente: non conterai più il numero 5. Allora lui conta 1, 2, 3, 4, 6. Tu dici: dov'è il 5? Il 5 assolutamente con il comando ipnotico è stato rimosso.
Attraverso questa tecnica mnestica, la persona praticamente può, in questo modo, cancellare il desiderio del fumo, cancellare il desiderio della fame nervosa, cancellare l'impulso, non so, di una, non so, onicofagica, mi viene in mente, non so, di mangiarsi le unghie. È un comando ipnotico che sul lungo la persona continua a rielaborare e quindi a mettere in atto. Perché l'ipnosi, ormai si sa che è anche una terapia, proprio una terapia che aiuta chi magari ha avuto anche dei traumi, chi Sì, vuole. ipnosi rapida, sì, è proprio un'ipnosi che viene fatta nelle situazioni di emergenza. Non so, mi viene in mente che in certi centri di Milano, praticamente anziché richiedere anestesia per certi ambiti, viene fatta proprio l'ipnosi al paziente. Alleggerisce il dolore, non senti questo stimolo, impedisce al neurorecettore di portarti questo stimolo all'encefalo e quindi in questo modo c'è una ritrasmissione, una riprogettazione della traccia che si trasforma poi in messaggio diverso. Quindi non sento il dolore perché sono sotto ipnosi. Quindi anche il parto addirittura con l'induzione ipnotica sembra che abbia dei benefici diversi rispetto a, non so, un epidurale, questo tipo di situazioni, ecco. Per cui l'ipnosi viene in aiuto, diciamo, anche per questi casi, ma anche viene in aiuto anche per persone che magari vogliono soltanto trovare un benessere, che magari non riescono ad. Assolutamente, assolutamente, perché è possibile anche creare una propria autoinduzione ipnotica quando si impara un po' la tecnica, soprattutto rispetto al rilassamento. E in questo modo ci si può tranquillamente lasciar guidare non soltanto dalla voce, ma anche dal proprio modo di apprendere questa cosa. E quindi a un segnale convenuto personale, una persona riesce a rientrare in uno stato di trance ipnotico creato apposta da lei. Certo. Quindi Una arriva a avere domanda che mi sorge. Dunque bisogna avere una grande fiducia del medico, del psicoterapeuta che hai di fronte, perché ti porta in uno stato, se vuoi, non so se semi-incosciente o comunque in uno stato dove di fatto tu non hai più, le tue facoltà, diciamo, vengono messe un attimo da parte. Ecco, non so, magari benessere. spieghiamo anche Certo, questa parte. sì. Funziona proprio così, è uno stato in cui le mie facoltà praticamente vengono non accantonate, però come dire, vengono un attimo sedate, vengono un attimo rimodulate, perciò non sento più le stesse cose che sento quando sono in uno stato vigile. Se in uno stato vigile vedo le cose amplificate, attraverso uno stato di quiete riesco a vederle in una proporzione diversa, in una misura diversa. Quindi è proprio una cosa che può permettere l'ipnosi. L'ipnosi. Allora, l'ipnosi fa venire in mente anche, non so, film, fa venire in mente situazioni oppure libri, no? Dove si racconta appunto che uno rimane ipnotizzato. E invece, com'è la tecnica, diciamo, la vera tecnica che viene poi usata fin di bene? Ecco, da No, come assolutamente. Ci si è abituati un po' a credere che l'ipnosi sia questa roba qui, da spettacolo, insomma, come dicevo io, no? dietro. Sì, è bellissima quella. Lui usava quella, l'ipnosi rapida. Lo guardava e lo mandava in tilt. Esatto. Il Mowgli, il Libro della Mowgli. giungla, sì. No, vabbè, era un po' anche per drammatizzare, Certo. Anche perché molte persone, non so se hai mai sentito, ti dicono cose tipo: ah, ma io intanto non mi farei mai ipnotizzare, oppure non so, intanto a me non riesce ad ipnotizzare. In realtà c'è un test di suscettibilità, si chiama, che è proprio per indagare se la persona può essere ipnotizzata oppure no. E proprio da questo test si può, in un certo senso, poi tarare il tipo di intervento ipnotico. Perché più la persona è una persona emotiva, più la persona è accogliente, più la persona è spontanea, l'ipnosi fa molta presa. Invece, se la persona è più rigida, è già un po' più difficile che si rilassi completamente, quindi è più difficile creare questo stato di trance.
Sì, no, infatti, però non so, raccontaci un po' le tue esperienze, insomma, le persone che vengono da te, insomma. Sì, in genere noi partiamo molto dal vissuto personale, no? Perché si fa in genere una prima seduta dove si focalizzano un po' gli obiettivi, che cosa voglio risolvere con l'ipnosi, che cosa voglio riuscire a cambiare con l'ipnosi, cosa può modificare l'ipnosi, no? C'è un'ipnosi, c'è uno stato di visualizzazione ipnotica molto bella. Ti faccio un esempio su di te, no? Una Manuela piccola, molto piccola, in scuola elementare, scuola infanzia, la Manuela di adesso è quella che è ipnotizzata, e poi c'è una Manuela grande, la Manuela del futuro, quindi la Manuela del passato, la Manuela del futuro, la Manuela del presente, e sia quella del passato che quella del futuro, durante lo stato ipnotico, hanno un messaggio da portarti. Ah, che Sei bello. proprio tu che durante l'ipnosi le rivedi. E ti scambi questo messaggio. Quindi è una cosa abbastanza coinvolgente per il paziente, no? Ma dunque il paziente Sei già interessata, sei già interessata, ti vedo. No, perché immagino che il paziente poi parli, cioè il suo stato. Mi vengono chieste delle cose, certo, sì, anche perché in genere ti stavo dicendo, faccio delle prime sedute, almeno una di conoscenza, va bene, di approccio, dove ci si conosce e si fissano degli obiettivi. Nella seconda seduta chiedo di portarmi delle fotografie di quando erano piccoli e poi guardiamo un po' se in queste fotografie com'era un po' il gioco delle parti nel sistema famiglia. Quindi non so, la nonna che lo abbraccia, oppure non so, come il papà mette le mani, e andiamo alla ricerca di certi atteggiamenti che magari anche il paziente ha. Poi da lì che abbiamo visualizzato un po' la Manuela piccola, quindi la bambina che è stata o il bambino che è stato, viene ad essere richiamato in seduta, perché però l'abbiamo già visto questo bambino, quindi abbiamo più o meno l'idea di come può essere, no? Quindi magari non so. Manuela è piccola, ha un cappottino rosso, ha le trecce, ha la sua cartella di scuola, la mamma le ha messo un panino nella cartella, cioè diciamo queste cose qui. Ma è il paziente stesso che arricchisce il racconto mentre è in stato di trance. C'è un ricordo retroattivo, c'è un ricordo vecchio che affiora, Sì, che magari. fiora. Che però non è detto che sia veritiero, non è detto, magari è una costruzione che si sta facendo lì poco per volta, no? E poi questa Manuela piccola, questa bambina piccola, dice al paziente una frase, una cosa, un ricordo, gli porta un ricordo, gli dà un messaggio del tipo, non so, hai sempre paura di sbagliare, mi viene in mente questa roba qui. E Certo. lo dice alla persona di adesso. La persona di adesso si proietta in un futuro, possiamo fare tra 10, 15, 20 anni, come ti senti, come vorresti sentire. Quindi lì c'è una prospettiva che il paziente cerca di tirare fuori sulla base di come si vede adesso. Non so, se sono un ingegnere, tra 20 anni sarò già un ingegnere a riposo, però magari farò ancora delle collaborazioni, sarò riuscito ad architettare chissà cosa, insomma, qualcosa che è inerente magari alla professione. E provo a dire questa cosa al paziente di adesso. Portando questi due messaggi nel risveglio, nella riattualizzazione, il paziente prova ad avere un certo sollievo perché sembra che l'errore del passato, comunque le cose del passato, non siano così brutte, perché alla fine è sopravvissuto, è cresciuto, ha aumentato una sua percezione personale. Mentre invece nel futuro è ancora tutto quello che deve raccogliere, quindi c'è ancora una sorta di propensione all'oltre, alla speranza, a quello che sarà, eccetera. È la cosa più bella, perché è come se tu snodassi un gomitolo, insomma. Magari appunto queste tecniche servono solo magari per persone che hanno subito un po' violenze. Traumi, sì, traumi, anche traumi, sì. Particolari molto forti che l'ipnosi in questo le aiuta dunque, per cui Aiuta a rielaborarlo in un certo modo, no? A rielaborarlo in un modo più positivo, ad alleggerirlo un po'. toglie questo carico che magari c'è di pesantezza che magari ha dentro di lui e non vuole buttare fuori, e questo lo aiuta.
Ecco. Assolutamente, assolutamente. Senti, Assolutamente. una domanda che magari si sembrerà banale, però forse possiamo fare anche un po' di servizio. Noi come Universal Talk lo facciamo anche. Le persone che dicono che, non so, alcune persone sono i ladri che vengono in casa e tanti dicono che sono stata ipnotizzata perché mi facevano fare cose. Ma questo è veritiero? No, lo diciamo anche. È veritiero, ci sono persone che addirittura ipnotizzano i bancari, no? Per entrare in banca cercano di fare delle rapine anziché con la pistola attraverso l'ipnosi. Quindi è una cosa vera, è un potere della mente. L'ipnosi viene molto riconosciuta in questi livelli attuali con la PNL, che sono praticamente queste tecniche. Soprattutto magnetiche rispetto all'azione, al comportamento, no? Che vanno ad incidere proprio sulla nostra persuasione, su come noi riusciamo a farci manipolare in un certo senso. Quindi l'ipnosi, quando è quest'ipnosi abbastanza rapida, che non è da confondersi con l'ipnosi tradizionale, che è quella invece più da rilassamento, quella più cauta, diciamo, più tranquilla. L'ipnosi rapida è un'ipnosi che ti conduce subito al momento ipnotizzato e poi in questo momento io riesco a rubarti, riesco a farti fare tutto quello che voglio. Non è il comando ipnotico, è il momento dell'ipnosi. Certo. Beh, insomma, è Viene anche. usata anche nell'ospedale quando c'è una situazione di grande emergenza e il paziente, non so, ha un arto spappolato, cioè ci sono situazioni di emergenza abbastanza seria, con l'ipnosi riesci a frenare un attimo questo dolore, riesci a sostenere un attimo il paziente per un breve periodo di tempo. La rapina, se ci fai caso, avviene in un breve periodo di tempo. Sì, infatti. Cioè, No, no. ipnotizzo il cassiere mi dà tutti i soldi che ha nel cassetto e poi io scappo. Certo, il momento che tu vai via, quello si risveglia dall'ipnosi. Esatto. Ecco, ma ancora una cosa sulla tecnica, che insomma penso sia veramente tanto affascinante, anzi, chi È vuole poi chiederci, vero, chi vuole fare domande alla dottoressa Erika Ferrari, assolutamente siamo sempre a disposizione. Ecco, ma l'ipnosi viene fatta anche al di là della ricerca. Appunto insomma, di tranquillizzare le persone e tutto, ma mi viene da pensare, ma dunque il potere della mente è gestibile con l'ipnosi allora? Cioè la mente si può far gestire, è proprio perché c'è una tecnica dietro. sì, attraverso la tecnica riesco un po' ad allentare certe difese e quindi a entrare più nello specifico in un modo ovviamente non a gamba tesa, ma in un modo più delicato e quindi intervenire, smussare certi angoli che forse con le sole sedute non riuscirei a fare o forse con la sola terapia psicologica non riuscirei a fare. Quindi assolutamente sì. Dunque, il nostro cervello. Tante persone ipnotizzate hanno magari recuperato dei ricordi del passato che non sapevano nemmeno di avere. Ah, caspita. E questo potrebbe essere anche d'aiuto, chi magari, non so, per. Assolutamente, assolutamente. Chi magari non so, si trova congelato per un qualche motivo, emotivamente intendo, attraverso l'ipnosi può andare a recuperare un ricordo amnestico che ha lontano proprio attraverso l'ipnosi stessa. Possono essere momenti di abuso, momenti in cui è stato maltrattato, momenti, non so, incidenti particolari, aver visto cose particolari. Quindi questa roba qui aiuta molto, aiuta molto il paziente. Ecco, il tuo percorso, diciamo, dove ti porterà poi questo percorso che hai iniziato a fare? Ma io voglio approfondire questa cosa dell'ipnosi, soprattutto perché l'ipnosi ha un costo, non è una cosa che si può, cioè impiega abbastanza risorse, impiega energie sia per lo psicologo e sia per il paziente, perché si mettono in gioco nella stessa proporzione ambedue. Quindi non so, anche la persona che chiede di smettere di fumare fa un patto prima con lo psicologo, che è questo.
ti chiamo, voglio smettere di fumare, ti dico il prezzo, tu quando sai il costo di questa seduta, per 3 mesi non mi cerchi e io non ti cerco, perché devi essere veramente motivato. Passati 3 mesi, tu dal costo che ti ho detto, mentalizzi la spesa che fai in 3 mesi per le sigarette. Quindi se sei veramente intenzionato a smettere, mi richiami dopo quei 3 mesi. Diversamente, se abbandoni, vuol dire che non eri abbastanza intenzionato a smettere. Questa roba è abbastanza significativa perché ti fa capire come la nostra mente entra in un circuito delle volte di benefici e scopi che sono proprio sulla stessa bilancia, ecco. Che elabora, continua a elaborare questa richiesta da una Esatto, parte, esatto, esatto. Che viene corrisposta poi dalla spesa praticamente, perché lo stesso costo dell'unica seduta che ti serve per smettere è ripagato in 3 mesi di fumo. Quindi fai un po' la proporzione, ecco. interessante. Senti, i pazienti che hanno deciso di smettere di fumare poi ci sono riusciti? Io non sono ancora avventurata su questa cosa, però so di sì che hanno smesso di fumare e ci sono persone che erano dei tabagisti proprio incalliti e dopo una seduta ipnotica non hanno più toccato una sigaretta né la toccheranno mai più, proprio in virtù del fatto che subentra una situazione cognitiva ed emotiva che ti tiene, ti nausea al fumo, insomma, non lo Bello, vuoi più neanche toccare. interessante, veramente molto interessante. Vuoi dirci ancora qualcosa sull'ipnosi, da dove arriva, chi ha scoperto l'ipnosi, anche per dare un po' di storia? Sì, l'ipnosi, io così leggendo ho scoperto che anche Alessandro Manzoni ipnotizzava la sua cameriera. Per Ah, hai capito. dirti, l'ipnosi nell'Ottocento è una cosa che ha abbastanza eco e quindi era molto frequente essere ipnotizzati o comunque provare questa cosa, no? Mi viene in mente questo Alessandro Manzoni, perché se pensiamo a Manzoni, Promessi Sposi, tutto il discorso che c'è intorno, quando leggo che Manzoni ipnotizzava la sua cameriera, mi fa pensare che veramente c'è una curiosità di fondo sull'ipnosi, no? Anche quando la gente ti dice voglio provare, questo voglio provare è una curiosità talvolta per misurarsi un po' come persone, no? Per vedere fino a che punto non lascio andare le mie resistenze. Non è così facile, non è così facile. Io ho pazienti che magari ho ipnotizzato dopo 6 mesi di sedute, ma semplicemente perché non se la sentivano mai, non erano mai pronte. Certo, perché sì, perdere il controllo del sé, del Sì. proprio io non è facile, E insomma. poi c'è anche la situazione di quando si ritorna, cioè quando sei in trance, c'è una situazione di benessere, di tranquillità emotiva, uno stato, insomma, di tranquillità. Quando poi ritorno, oltre al fatto che magari mi meraviglio di aver detto delle cose, in quel momento lì, c'è anche la situazione mi sento come stordita, mi sento come se avessi un forte mal di testa. Cioè, delle volte muove talmente, anche, non so, la parte fisiologica, che poi cioè, non è difficile, però quando c'è il risveglio sei un po', insomma, non più tanto in forma subito. Un po' frastornato. Sì, hai freddo, insomma, ci sono tutte queste sensazioni fisiche che ti danno un po' l'idea di essere stato in un altro posto. È un po' l'Alice nel Paese delle Meraviglie che dormiva sotto l'albero. Fa tutto quel viaggio fantastico, poi torna ad essere addormentata sotto l'albero e quando si risveglia è un po', insomma, così. Certo, frastornato. Senti, Frastornata, frastornata. tecnica, io alle mie spalle ho messo questa tecnica dell'orologio che ti dondola. Sì, ci sono persone che ipnotizzano col pendolo. Ci sono persone. Io ho imparato ad ipnotizzare guardando un punto fisso nel muro. Quindi sento le palpebre sempre più pesanti, continuo a fissare questo punto sul muro fino a che proprio non mi addormento. Sempre con più fatica, sono sempre più rilassato, sempre più rilassato, sempre più rilassato, che alla fine non riesco neanche a staccare le palpebre per aprire gli occhi. E
E quindi quando sei a quel momento lì è una trance quasi definitiva, diciamo. Dunque, l'ipnosi ha iniziato a entrare come cura, perché tu parlavi dell'Ottocento, che già hanno iniziato, diciamo, a scoprire un po', questa ipnosi, che magari era vista proprio come, non so, una cosa ancora un po' magica, un po' misteriosa. Sì, assolutamente. E poi molti isterici venivano curati con l'ipnosi perché l'isterico doveva essere tranquillizzato, no? E quindi veniva ipnotizzato. Tante volte ci sono anche degli psicologi laureati in sessuologia che usano l'ipnosi perché in una mentalizzazione guidata risolvono alcune situazioni sessuali compromesse. Tipo, non so, adesso te la dico, ma non pubblicarla questa roba. Tipo, non so, per l'erezione nella mentalizzazione ipnotica ti fanno vedere un grande albero vigoroso che dà dei grandi frutti, guardi come è maestoso quell'albero e quell'albero ti riporta un po' a quella roba lì, che invece non ce l'hai molto funzionante praticamente. E quindi si crea questa cosa. Vabbè, ma noi la possiamo anche pubblicare tranquillamente, anche perché è un aiuto, no? Magari ci sono persone che hanno questi problemi, non sanno come fare, e voglio dire, magari invece che prendere la pillolina blu, magari Ah, beh, certo, sì, è vero, direi che non si è sente di male, anzi, siamo nel. vero, è vero, è vero. E poi anche, non so, rispetto all'ansia, ti aiuta a controllarla, perché magari se tu impari alcune tecniche di autoipnosi, comunque di rilassamento, ti permettono nei momenti di ansia di attuare quella respirazione, che non è soltanto quella diaframmatica, ma è proprio una respirazione di controllo, e quindi intervieni sul primo momento in cui ti senti ansioso, lo fermi e non fuoriesce in un modo compulsivo, come invece succede tante volte, no? Ah, immagino anche le persone che soffrono di claustrofobia. Anche le persone che soffrono di claustrofobia, anche le persone che soffrono di disturbi alimentari, fame compulsive, oppure, non so, ossessioni, no? Ossessioni maniacali, nel senso ho chiuso la porta, oppure che ne so, ho paura di andare in aeroplano. Questo. Anche su queste cose qua si interviene, quindi anche la paura di guidare. Certo. Diciamo che Sono tutte sfumature della mente che vengono appunto modificate attraverso l'ipnosi, no? ma tante, allora io penso sempre che il nostro cervello non abbiamo scoperto del tutto, non È sappiamo vero, ancora tante cose. è vero, Però credo che appunto voi dottori, voi che fate queste cose qua, tutte le volte vi si apre, come dire, una finestra, vi si apre di più un portale su questo mondo appunto del cervello. certo. E soprattutto, ben vengano le tecniche che aiutano l'uomo sia a rilassarsi, sia ad addormentarsi. Non so, mi viene in mente che ultimamente molti ragazzi per addormentarsi prima della maturità usavano il rumore bianco, che se sono delle basse frequenze, che se ascoltate sono ripetitive, però in un certo senso ti permettono quel fluire del sonno che invece magari non riesci a garantirti perché sei agitato, sei febbrile perché devi fare l'esame, insomma, così. Certo. Bene, guarda, manca pochi minuti alla conclusione. Io intanto ringrazio la dottoressa Erika Ferrari che. Io ringrazio voi per lo spazio che mi avete dato e si accettano comunque sempre suggerimenti rispetto alle tematiche da proporre nelle varie sessioni di incontro e anche, non so, domande, riflessioni, anche dubbi, no? Che possono intervenire quando senti un certo tipo di proposta psicologica. No, infatti, noi come Universa siamo sempre, sempre aperti a questo. Poi, questo è il nostro salotto del cervello che appunto starà riprendendo. Se riusciamo, perché la dottoressa è molto impegnata, ogni 15 giorni faremo appunto un incontro. In questo incontro, magari qualcuno ci ha scritto, dunque faremo le domande alla dottoressa. Per cui. Certo, ma anche suggerimenti di tematiche che vorrebbero essere affrontate, sarebbero tutte cose benvenute perché potenzierebbero l'ascolto e soprattutto andrebbero nella direzione del
dell'interesse, quindi. Certo, sì, perché poi, insomma, come abbiamo detto anche altre volte, dalla pandemia in poi credo che siamo diventati altre persone, cioè Assolutamente, assolutamente, qualcosa in noi assolutamente. purtroppo è cambiato, o nel bene o nel male, però insomma, e per cui anzi, il supporto psicologico assolutamente serve È molto. necessario, è necessario. E sempre di più c'è questa richiesta, sì. Io dico anche di seguire la dottoressa Ferrari anche con la sua pagina, con i suoi blog, la trovate Grazie. su Instagram e ovviamente su Universal Talk, che siamo sia anche su YouTube, ci potete trovare, i podcast, che abbiamo attivato adesso i nostri podcast, e su Instagram anche noi come Universal Talk, e nonché sulla pagina ovviamente Facebook di Universal Talk. Insomma, ci facciamo un po' di pubblicità, vabbè, ma È ci certo, certo. Ma serve tanto. Grazie, dottoressa Ferrari. Grazie Emanuela, sei stata gentilissima come sempre, vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e buon ascolto. Arrivederci alla prossima. Alla Ciao. prossima, arrivederci. Ciao.